Volevo parlare di una frase, di un messaggio arrivatomi nel 2006 quando ho preso questo computer. Il mittente è risultato sconosciuto o addirittura, come mi è stato detto, inesistente. E su quel messaggio, o email, c'era scritto: essere un Dio non è mai stata una cosa facile. Ecco, in quel momento non l'ho compresi, o almeno non capì il significato. Dopo però, nel 2014, iniziai a fare questi video e per cui interessarmi di ciò che avveniva nel mondo, compresi. Sì, perché quel significato faceva riferimento a questo, i 10 comandamenti che Dio diede a Mosè. E il più importante tra essi era non uccidere. Diversamente, come dimostrano le cronache della storia, la Chiesa stessa, la Chiesa degli uomini, salita al potere per 5 secoli, attraverso le crociate, sterminò popoli interi e con la bolla papale della fine del 1200, la Santa Inquisizione bruciava vivi i colpevoli o pseudotali, incarcerava e torturava gli eretici e soprattutto bruciava vivi i pseudo stregoni o streghe. Ma uno dei 10 comandamenti, il più importante, come ho appena detto, è non uccidere. Ecco, questo dimostra anche il fatto che quando poi Dio mandò i suoi profeti, e lo stesso Cristo, il figlio, come dicono le sacre scritture, Gesù è stato ucciso dagli uomini. Ecco, anche il figlio di Dio, che scese sulla terra per far evolvere gli uomini in esseri umani, venne ucciso come furono uccisi tutti i suoi profeti. Non solo, ma dopo il famoso miracolo che la Madonna fece a Fatima, il 13 ottobre del 1917, ecco, questo è il lato oscuro che controlla la terra, ecco, il lato oscuro di cui ho parlato in diversi video, quello che fa soffrire atrocemente gli uomini in tanti modi. Ma quello che è più importante è poi esattamente la Madonna, fine del mondo. Lo disse, lo fece vedere a 70.000 persone a Fatima il 13 ottobre 2017. Ecco, al termine del miracolo, il sole divenuto color rosso sangue, il sole o un essere simile adesso, si staccava dalla volta celeste e precipitava sulla terra per uccidere gli uomini, o almeno questo riferirono le 70.000 persone presenti al miracolo, che videro su di loro l'enorme massa del sole infuocata cadere su di loro, sulla terra. Ma la Madonna fermò in quel momento il miracolo, perché quello era solo un segno premonitore. Ecco, questo è per evidenziare il significato della parola, della frase di cui ho detto inizialmente. Essere un Dio non è mai stata una cosa facile, perché nonostante tutti gli esempi, nonostante tutti i maestri, i profeti, gli insegnamenti, gli uomini hanno scritto coi fatti l'undicesimo comandamento, quello di non fare ciò che Dio e i suoi profeti dissero nel corso di questi ultimi secoli, motivo per il quale Dio inviò, o comunque sia la realtà superiore che noi conosciamo come Dio, inviò la Madonna Fatima per far vedere come sarebbe avvenuta la fine del mondo, in quanto gli uomini non hanno rispettato le sue leggi e i suoi comandamenti. Questo potrebbe essere il significato di quella frase che giunse nel 2006.
essere un Dio non è una cosa facile, perché sembra che la fine dei tempi si avvicina, perché così come il miracolo del sole ebbe inizio dopo la spagnola del 1918 che uccise 50-100 milioni di persone, il miracolo del sole termina con la pandemia in corso, il Covid-19, che sta uccidendo l'economia, la ricchezza del mondo. E dopo potrebbe avvenire quello che le 70.000 persone riferirono. Il sole o qualcosa di simile si staccava dalla volta celeste e precipitava sulla terra. Nulla succede per caso. E quando succederà, si potrà capire esattamente ciò che era che aveva quel significato della frase: essere un Dio non è una cosa facile, perché alla fine è costretto a distruggere il progetto uomo che ha creato perché diventasse una civiltà superiore, evolvendo per divenire parte dell'infinito universo tra le civiltà che in esse esistono.